Ci troviamo a Bologna, la rossa per eccellenza. Il mistero di oggi sarà scoprire perché Bologna è detta la grassa. Approfondiremo il body shaming più vecchio del mondo e quali sono le alternative per assaggiare tutto il menù della tradizione e comunque mantenersi in forma. La nostra indagine inizia appena fuori dalle mura della stazione, con i primi negozi di specialità tipiche. Vi piace il panino con la mortadella? Io preferisco la mortadella con il panino. Abbiamo trovato un posto dove la farcitura non è certo lesinata. Bel posto che si chiamava proprio la Mortadella, dove vendevano prodotti tipici, ma il cavallo di battaglia, indovinate qual era? E non ho resistito, mi sono preso una rosetta che è il tipico simbolo del pane italiano e eccoci qua a fare un primo assaggio di prima mattina salato delle specialità del posto. Adesso vi farò sapere le mie impressioni, ma il profumo è una favola già. Ragazzi, pazzesco, un panino così non l'avevo mai mangiato, una rosetta croccante ma ancora morbida, con una quantità di mortadella dentro che farebbe felice chiunque, e una sapidità della mortadella giusta, corretta, una texture proprio per il palato, una morbidezza anche con pepe e pistacchio. Ragazzi, 1 centimetro di mortadella dentro. Ci troviamo nel Parco della Montagnola, riprogettato durante la sua ultima ristrutturazione nel 1805. Le sue fondamenta sorgono sopraelevate rispetto al manto stradale circostante, perché cela le rovine del castello di Galliera, antica dimora del cardinale Bertrando. No, no, tranquilli, non è lo stesso di Udine. Quello era beato. Questo era efferato. 1327. Arriva inviato dal Papa per riconquistare l'Italia e finisce per essere cacciato dal popolo in una battaglia a colpi di sterco per aver oltraggiato la fiducia che gli era stata offerta. Tornando verso la stazione per assaggiare i tortellini fritti, ci siamo imbattuti in una pietra d'inciampo che rievoca la memoria di una delle 85 vittime di strage terroristica. 2 agosto 1980. Esplode un ordigno contenuto in una borsa abbandonata nella sala d'aspetto della stazione centrale di Bologna. Le indagini sono ancora in corso nel 2023. Allora, abbiamo preso gli orticoni, che sono un tipo di tortellino ripieno di ortiche, no, ripieno di ricotta, e nell'impasto ci sono le ortiche. Sì, adesso la Laura mi dà una mano ad aprire, vero? Perché non riesco, se no. Poggia, poggia. Grazie. La Laura ha delle splendide mani, quindi. Allora. So che questo è crema di formaggio parmigiano. Vediamo. Spero che non siano troppo caldi. Beh, l'aspetto è molto molto bello. Non c'è sale? Sono croccanti. Assaggiamo uno, Laura. No, Mi brucio anche stavolta. sono tiepidi, appena tiepidi. Mi fido. La crema di parmigiano è molto salata. È intensa la crema, si sente molto. E dopo questa splendida scorpacciata ci spostiamo dalla stazione centrale a piedi verso il centro, dove subito incontriamo
una delle porte più famose della città. Da Porta Galliera prima passava un canale navigabile che collegava Bologna fino a Venezia. In quel periodo esistevano dei mulini sia per la lavorazione della seta che per produrre farina. Oggi sopravvive solo il canale Reno, che offre ai passanti uno splendido panorama. Ecco qua, vediamo il fiume. Questo è la piccola Venezia, uno dei canali che è sopravvissuto nei secoli. Ma è sempre Bologna, ragazzi. Mentre uscivamo dal caffè, una chiesa vicina ha attirato la nostra attenzione. Sulla facciata Allahu Akbar, quattro piatti originali tunisini incastonati ai lati della croce con la scritta araba Dio è grande. Singolare incontro tra due culture. All'interno, magnifiche vetrate colorate dall'artista Carlo De Vecchis. Una colonna con affreschi dell'artista Dalmasi, avanzo della prima chiesa del 1200, in cui si trovavano raffigurati Sant'Onofrio Eremita, Sant'Elia Profeta e Sant'Antonio Abate. Poco distante dalla chiesa appare una scritta misteriosa in latino, che sia la ricetta originale del tortellino? Ma no, si tratta di uno scherzo. L'insegna del Palazzo Bocchi non lascia spazio al dubbio. In latino, i versi del poeta Orazio, in ebraico, i versetti del Salmo 119 della Bibbia. Un altro esempio di connubio tra due culture diverse. Su via Indipendenza si trova San Pietro, la cattedrale di Bologna. Anche questa è una chiesa molto antica, ma anch'essa è stata rimaneggiata nel 1700. Questo leone, nella versione originale, sosteneva le colonne di una cappella e poi venne riutilizzato come acquasantiera. Questo complesso di statue, invece, è stato un tocco di creatività d'epoca, per avvicinare i fedeli con poca cultura ai testi sacri, dal momento che, mancando di profondità storica, era per loro più facile immaginarsi la scena al presente, con abiti contemporanei. Niente male. Arrivati in Piazza Maggiore, diamo subito uno sguardo d'insieme. Guardate la statua del dio Nettuno! Che vergogna proprio davanti alla chiesa senza neanche una foglia di fico! Ma no, è solo la prospettiva, quel mattacchione del Gian Bologna, così
Commissionata nel 1563 per volontà di Papa Pio IV, venne realizzata in collaborazione con l'architetto Tommaso Lauretti. Forse la prospettiva era una protesta per la bassa paga. Su un lato di Piazza Maggiore troviamo il Palazzo di Renzo, oggi detto carcere di Re Enzo, in quanto vi finì imprigionato il figlio dell'imperatore. Ringraziamo Rubiani che gli restituì il suo originale splendore circa un secolo fa. Il palazzo è quasi sempre chiuso, ma oggi siamo fortunati perché c'è un evento. A livello stradale, sotto il palazzo di Re Enzo, troviamo gli arti comunicanti, dove volgendo il viso contro il muro è possibile comunicare con chi si posiziona all'angolo opposto. C'è chi dice che servisse per confessare i lebbrosi e chi invece per far comunicare i contrabbandieri che monitoravano l'arrivo delle guardie. Ci spostiamo attraverso la piazza per entrare nella Basilica di San Petronio, una delle più grandi d'Italia. A volerla fu il Comune di Bologna per rivaleggiare col Duomo di Milano ed anche sottolineare la sua indipendenza dal papato. Il progetto originale prevedeva una chiesa ancora più grande di quella attuale, ma venne presto osteggiato dal Papa. Non contento di questa sfida, fece costruire degli edifici adiacenti alla chiesa non ancora completata, in modo da bloccarne il cantiere. Sforzo inutile, dal momento che i bolognesi avevano già intrapreso un progetto troppo dispendioso per loro, visto che la stessa facciata rimase incompiuta. All'interno della chiesa si trova anche la meridiana più grande del mondo. Sostanzialmente si tratta di un orologio di precisione d'epoca che funzionava sfruttando i raggi del sole. E mentre ci allontaniamo alla ricerca di un posto dove consumare il nostro pranzo, ci imbattiamo nel famosissimo portico di legno di Palazzo Isolani. Non solo famosissimo, ma anche altissimo e suggestivo. Noto ai più, probabilmente, come Palazzo delle Tre Frecce. Ancora oggi, infatti, chi passa sotto il portico, alzando lo sguardo, cerca di individuare queste tre frecce conficcate nel soffitto. Noi ne abbiamo individuate due. Tra tutte le storie, una ci ha colpito in particolare facendoci sorridere. Si sarebbe trattato di un tentativo fallito di giustiziare una donna bellissima ma astuta, che mostrandosi nuda agli arcieri riuscì a fargli perdere la testa. E finalmente, nel nostro girovagare per le attrazioni della città, è arrivato il momento di svelare il nostro mistero, quello che ci ha condotto a Bologna e che stiamo indagando dall'inizio del video. Perché Bologna è detta la grassa? Ci rechiamo quindi a pranzare in uno dei più famosi posti, l'Osteria Fantoni, dove il tempo rallenta anche nel servire i clienti. Ragazzi, il mistero svelato. Se guardiamo i piatti, sono enormi e traboccano di condimento. Buono sia la lasagna sia la tagliatella. Tagliatella al dente, lasagna con sette veli di sfoglia verde. Per me, tra i due, vince la lasagna. Come secondo, scegliamo mortadella e polpette. Le polpette sono succosissime e croccanti fuori, inimitabili. Qualche punticino in meno per la mortadella. Yeah.
E dopo aver assunto migliaia di calorie ben oltre il nostro fabbisogno energetico, ma con gioia, ci impegniamo anche a smaltirle. Il meteo prevede pioggia, anche se in cielo brilla ancora la luce del sole. Ci incamminiamo quindi sotto i portici verso il santuario di San Luca, perché abbiamo letto essere appena fuori città, ma raggiungibile comunque a piedi. L'origine dei portici risale ai tempi in cui Bologna si espanse, divenendo anche la dotta. Servivano a quei tempi più stanze e la gente iniziò ad ingrandire le cose, costruendo piani sopraelevati e finendo anche per occupare così aree pubbliche. Alla fine il comune cedette, trasformandole poi in strutture del tutto legali ed autorizzate. Siamo piacevolmente sorpresi di constatare come tante persone percorrano lo stesso viale a tutte le età e così decidiamo di impegnarci a fondo per coprirlo anche noi interamente. Impieghiamo circa un'ora per 4 km di tracciato, di cui 2 fatti di scalinate in salita. Archi, tutti numerati, alcuni con cunette votive
della Via Crucis accompagnano il cammino dei pellegrini, cantieri all'opera per restaurare un bene architettonico monumentale. Raccontano tutti insieme la storia di un popolo, le sue convinzioni e credenze, che dal passato riecheggiano ancora nei nostri cuori. E se non bastasse questo percorso verso la santità del santuario, sappiate che da qui ne parte un altro che dura ben 4 giorni, chiamato Via degli Dei, e che collega Bologna con Firenze, passando per Casalecchio di Reno, Madonna dei Fornelli, Sant'Agata, la Vetta delle Croci e Fiesole. Percorso che ci affascina e che speriamo anche noi di poter percorrere in futuro, magari quando questo video dovesse raggiungere chissà 10.000 like. Lasciamo tutti i link nella descrizione. Alla fine, l'impegno è ripagato da un'ottima vista. Lungo la via del ritorno, però, arriva la pioggia. Camminiamo dal mattino ed abbiamo percorso un totale di 25 km per 1500 kcal. Siamo tutti sudati, ma entusiasti di poterci permettere ancora un dolcetto.